Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video di Warhammer Total War 2 per continuare il nostro assedio, perché dai vari commenti che avete lasciato insomma all'ultimo video ho capito insomma la maggioranza propende per un assedio continuato, per cui rimarremo fuori e vediamo cosa succederà. Io tra l'altro ci tengo a ringraziare tutti quelli che hanno commentato nel precedente video, perché mi avete dato comunque una visione d'insieme molto più ampia di quella che avessi io, e di conseguenza grazie veramente. Non ho potuto rispondere a tutti perché, come sapete insomma, nella settimana un po' così sto ancora, e dalla voce penso si senta, abbastanza infreddato, ma insomma, se siete comunque stati utilissimi, ho letto tutto, ecco, questo è quello che ci tenevo a dire. Detto ciò, quindi noi rimaniamo qui fuori con Malekith. Per il resto mi avete fatto notare che a livello economico le cose starebbero andando male, ma manco troppo, poi se vediamo, perché bene o male abbiamo sì le spese più alte rispetto agli introiti, però secondo me se riusciamo a fare qualcosa, qualche partner commerciale in più, e magari riduco un po' l'esercito come mi avete consigliato, non dovrebbe poi essere un problema così evidente. Per quanto riguarda gli schiavi invece, se ci clicco non mi dice nulla, vabbè. Allora, a questo punto, non hai spostato il Lord, ma il Lord deve rimanere qui, per cui non c'è niente da spostare. I riti, allora, noi se vogliamo vincere dovremo fare sti riti prima o poi, però a me preoccupa un sacco questo indicatore. Declino schiavi più 50 non è proprio il momento migliore per adesso, per cui eviterei. Per quanto riguarda gli schiavi invece, noi abbiamo un Aggarond schiavettore 383, che sono pochi, capacità 7%, ce ne servono di più. Ordine pubblico sta migliorando, introiti, vabbè, effetto degli schiavi meno 1, ne servirebbero di più. Richiede schiavi aggiuntivi, perché qua ne mancano. Poi per il resto noi abbiamo, siccome appunto a livello economico la situazione è abbastanza brutta, potremmo spingerci verso, no, qui ci sono i nostri compagni teoricamente. Qua non posso andare via, sennò delirio nero. Qui, ma che poi anche lì, no. Qui la situazione è ordine pubblico 55, presenza militare però da 6. Qui la situazione com'è? Ordine pubblico 55, la presenza militare da 6. Sempre. Allora non lo so, perché da una parte mi verrebbe da dire veniamo qua, visto che i nostri compagni non hanno presa, ma tanto ci troveremo sicuramente di scave. No, andiamo a vedere. Proviamo a vedere. Voglio vedere se si trova qualcosa. Ok. Per il resto, che faccio? Tecnologia in sviluppo. Il nostro, vabbè, lui, il nostro Coren Banner, che sta qua, per me potrebbe anche rimanere qua. La fedeltà è sempre buona. Incanalamento aumenta il favore dei venti della magia quando sei in una battaglia, ne consente un modesto ripristino. Ruba ricchezza dalla regione locale. Modalità imboscata e modalità in marcia. Ma qua, scusate, come, qua ci saranno gli scavi in sicuro. Proviamo. Allora, in marcia. Vediamo se ci sono effettivamente gli scavi oppure no. Per adesso sembra di no. Ok. L'ordine pubblico ne risentirà delle due città, ma... Io qua c'ho più le pizze. Ah, non posso fare niente. Ma che bello! Ma che bello! E che cazzo la faccio? Non posso... battere ritirata quando sono in modalità marcia. Sono un cretino. Sono un cretino. È per una volta che provo a fare... Vabbè, moriremo malissimo. Allora, qua andremo a vedere la mia capacità bellica. Bene. In una sfida che mi vede sfavorito, de brutto pure, dovrò fare i numeri da circo. Vabbè, la cavalleria c'è.
Le arcieri anche. Io adesso devo. Allora, le guerre sono state vinte anche da coloro che erano in svantaggio. Io sono fortemente incerto sul da farsi, ma non è detto che non scopra proprio nel momento di massima difficoltà una capacità imprevista, vogliamo dire così. Perché ho messo modalità in marcia senza guardare che tra i malus c'era questo piccolo dettaglio che non avrebbe permesso la fuga in caso di. Ma porca miseria. Certo è che se si vince questa, ho svoltato, cosa incredibilmente difficile. Ma ci provo. Ci provo perché si può fare. Secondo me si può fare. Allora, intanto iniziamo a girarci perché i nemici sono di là. No. Cosa? Dove cazzarola stanno i nemici? Ah, allora, rinforzi. Quindi noi a breve saremo accerchiati. Ma ottimo. Ma è ottima la cosa. Allora, dunque, allora, verranno da qui. Dietro di noi. In più, sotto la vallata, noi abbiamo gli altri. Allora, considerando ciò, io direi che. Dunque, qua. Se può sfruttare a mio vantaggio questo punto, non credo. Non ho luoghi in cui io mi possa nascondere e la cosa mi preoccupa. L'unica cosa che io posso fare adesso, obiettivamente, è eliminare alla velocità della luce quelli che sono qui, in modo tale da poter poi eventualmente gestire meglio coloro che arriveranno. Perciò, finirà malissimo, ragazzi. Perciò, io direi, loro li mettiamo qua, perché saranno il fulcro dell'esercito. Perdonate la tosse, ma ahimè qui non posso far tagli, per cui ve la beccate tutta. Dunque, poi metterei una cavalleria di qua, una cavalleria di qua e una cavalleria dietro. No, una cavalleria dietro anche no. La mettiamo sempre di lato, eh. Poi gli arcieri ne mettiamo uno qua. Uno qua e uno qua. Facciamo una struttura un po' ampia se riusciamo. In modo tale che si possa sopperire eventualmente a numeri poco incoraggianti. Ciò che farei, mi metterei però molto più in alto qua, in maniera tale che ci allontaniamo dalla zona in cui sponeranno i nemici in supporto dell'armata. E se tutto va bene, riusciamo a levarci subito gli altri. Io non so onestamente come farò. Però me devo veramente sbrigare. Perché qua perdere qui sarebbe un problema. Perdere qui sarebbe veramente un problema. Dunque, lei che abilità c'ha? Io non ho mai combattuto con lei. Poi, tra l'altro, non ho idea di che cazzarola succederà. Allora, lei ha fanteria con armi ibride. Intanto, vediamola un attimo. Scusate, carissima. È una lei. Farci vedere in mezzo ai gatti. No, a parte scherzi. Signore del terrore, no, credo sia un uomo. Allora, io confido che qualcosa potremmo fare. Non lo so, me la sento discretamente buona, anche se ogni volta che lo dico finisce malissimo. Comunque, è un'unità da attacco distanziato. Oh, vediamo che succede, forza. Avanziamo, 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 avanziamo. I I rinforzi stanno rinforzi nemici avvicinando. sono in arrivo. Attacca con attenzione, comandante. Scusate, ma i rinforzi ho capito che ci stanno, ma quelli principali dove stanno? Perché magari se elimino i principali. Ok, allora. Sono qui. Sono qui. Allora, se io me la gioco con molta estrema calma.
Allora, io direi a questo punto, vediamo un attimino. Mamma mia, quanti so! Mamma mia, quanti so! Allora, però mi avete detto che non mi devo far scoraggiare dagli scaver, perché sì, saranno pure tanti, però so pur sempre topi. A tal proposito, se io riesco. Allora, i lancieri, fanteria con lancia, mi sa che per la cavalleria è un po' un azzardo. Mandiamo avanti questi, fino qua, così eventualmente staniamo eventuali nemici. Poi, allora, ne sono apparsi altri. A tal proposito, allora. Lasciamo un'unità qua con appositi arcieri. Poi questi qua. E la cavalleria a questo punto, che la mandiamo doppia. La mandiamo qua. Se io elimino il loro capo fazione, forse ne usciamo. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dobbiamo fare una sorta di miracolo cosmico. Dai, 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 qua è andata, forza! Lasciamo perdere quegli altri. Stanno per arrivare da dietro, per cui io direi che potremmo raggruppare. Allora, fanteria, cioè la cavalleria, la spostiamo un po'. Le unità di fanteria le mettiamo a difesa degli arcieri, che a loro volta avanzano un po'. Dunque, loro, vabbè, io farei giusto così per difendere ultimamente la cavalleria. Diamo il colpo di grazia a questi. Vediamo che succede. Forza, forza. Dobbiamo assolutamente eliminare questi prima che arrivino i rinforzi. Ma tipo di corsissima, di corsissima, di corsissima, di corsissima. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Un altro attacco da qua, forza, forza. Dai, possiamo non perdere. Fanteria esausta, fa piacere. Qua stanno arrivando, io ho tanta paura. Allora. Fermi un attimo, vediamo che sta succedendo. Allora, noi qua abbiamo le unità di cavalleria che stanno andando discretamente bene. Le altre unità di cavalleria sono qua, ma sono sullo stanco andante, per cui sarà un dramma. Io devo riuscire a eliminare sto signore della guerra, perché se lo eliminiamo, diciamo che abbiamo abbastanza svoltato. Se così non fosse, adesso ci appresteremmo a prendere una ricca sveglia. Per cui io adesso farei spostare un attimo la cavalleria di lato. Poi le unità da tiro le lasciamo puntate lì. Facciamo avanzare la fanteria a difesa delle unità a distanza. Qua va sempre bene. La cavalleria qui è eliminata completamente. Finirà malissimo. Finirà malissimo.
finirà malissimo. Arrivano. Allora, se questi arrivano, se questi arrivano, noi iniziamo facendo così. Forza, forza, prima che finisca male. Prima che finisca male. Prima che finisca male. Fermi, fermi, ho detto. Fermi, ho detto. Forza, forza. Niente, finirà malissimo. Finirà malissimo. A meno che non si riesca a eliminare sto signore della guerra. Da dietro, da dietro. Da dietro. Da dietro. Miei prodi. Dai, che forse non è non è detta. Avanza, elimina il tuo nemico. Allora, un'unità l'abbiamo mandata in rotta. Sì, è scattato il bonus. È scattato il dannato bonus. Cavalleria, via da qui. Accerchiamo, accerchiamo. Accerchiamo. Te dico, accerchiamo, te dico, su. Niente, non gli evade, fa quello che gli dico. Oh, facciamo volare un po' qualcuno. Dai, dai, dai. Eliminiamo questo signore della guerra. Dai che ci siamo qua. Niente, la nostra cavalleria sta scappando in preda al panico. Forse manco col bonus. Andiamo a coprire un po' gli arcieri? Per cortesia? Quanto ci vuole eliminare sto tizio? È uno solo, state in 42. È un topo! Con l'armatura, ma è sempre un topo! Dai ragazzi, niente, qua è il mischione della morte. La cavalleria si è un po' ripresa? E allora la facciamo attaccare, sta cavalleria? Dai, dai, niente, la cavalleria è andata. Dai che possiamo farcela, è quasi lesso. Abbiamo avuto perdite abominevoli, ma siamo ancora lì. Siamo ancora lì. Possiamo fare questo dannato miracolo. Stanno radunando dove? Radunatevi dietro ai nemici. Dai, dai, siete quattro gatti, ma credo in voi. Non è che è quasi morto? Io poi mi auguro che eliminando lui finisca tutto. So. Dai, e sto colpo di grazia. È quasi morto. Ti prego. Dove cazzo non la guardi? Eliminare lui. Bene, hanno finito le munizioni, sono contento. Allora, la cavalleria è morta. Una. Andiamo, 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 andiamo. Proteggete gli arcieri. Guardate questo quanta vita c'ha. Vabbè, lasciamo che i nostri lancieri vadano. We are ready.
Colpo di grazia. Colpo di grazia. Che poi mi dovranno spiegare perché nel momento clou noi ci siamo, ce la siamo fatta addosso, ma mamma mia che fatica abnorme. Finirà malissimo qua. Gli arcieri sono rimasti esposti. Andiamo da un'altra parte. Dai, 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 dai. Siete 21, ma ce la potete fa. Credo in voi. Credo in voi. Credo in voi. Calpestate sti topi. Sì. Sì. Cavalleria a me. Quei pochi rimasti. Sostenete il Lord. Sostenete il Lord. Guarda quest'altro dove sta andando. Tosta, eh. Niente, abbiamo perso la fanteria. La cavalleria. Drammatica, drammatica la situazione qua. Stiamo per morire malissimo e non c'è niente che io possa fare per impedirlo. Ah, che dramma, raga. Che dramma. Se n'è andato. E allora se se n'è andato basta, no? Chi c'è qua? Stanno andando via anche i miei. È tutto drammatico. Il bello è che stiamo anche vincendo teoricamente. Però siamo 270 contro 1000. Ce la farà mai Coren. Non mollare Coren. Sì. Capirai, guarda che roba. Il Lord è sotto attacco e me ne so accorto. Me ne so accorto tristemente. Vabbè, ma qua è all'ultimo sangue. Cioè non c'è un modo per dire guardate. O che loro mi dicano si è fatta una certa. E fino alla morte me la dovete far giocare. Vabbè, raggruppiamoci con i pochi rimasti. Che cazzarola fanno questi qui? Forza! Dovremmo provare a fare qualcosa. Vabbè, velocizziamo tanto qua ormai. È bella candata. Sa bene dove stiano andando, sinceramente. Cercano un posto da dove poter sparare, ma i nemici li inseguono senza sosta. Siamo destinati a morte certa, mi sa. Ce la faremo mai? Io ho fatto i numeri da circo, ma ma non posso fare qualcosa. Tipo dichiara sconfitta e salvarlo. Si potrà fare. Ah, ecco. No, allora lotterò fino alla morte. Coren, non morire Coren. Niente, Coren sta per lasciarci. Coren, ecco.
Hai perso, ma è stata una sconfitta decorosa. Il nemico è a pezzi quanto te. Ho capito, però abbiamo comunque perso. Vabbè. La mia vendetta sarà ferocissima, però. La mia vendetta sarà veramente ferocissima. Ma che amarezza, oh. Gli ho fatto fuori 1200 uomini. Uomini, poi. Così. Ma Coren ci è rimasto. Vabbè. Coren Banir è morto con onore. Vabbè, se questi si scagliano contro Malekith, so affari loro, eh. Che Malekith mi è un attimino più cattivo di Coren. Mio signore, prepara i guerrieri alla battaglia. Ma che cosa vuole da me? Ah, ecco! Non me l'aspettavo. Pure questa me devo... vabbè, non sappiamo neanche cosa sta per succedere. No, vabbè. Ma che sta succedendo oggi? Ma che sta succedendo? Una battaglia dopo l'altra oggi. Mo' perdo pure questa e la fine. Questo è il maledetto che mi aveva offerto l'accordo. Se non sbaglio. Ma porca di quella miseria. Sempre peggio oggi. Una bella notizia dopo l'altra proprio, eh. Che allegria e che gioia. Vabbè, io sono disperato. La nostra partita sta andando a farsi benedire tutta insieme. Come mai questa visuale? Ah. Ah, giustamente essendo un'imboscata io non posso preparare una mazza. Allora. Buon un attimo. Devo capire chi siamo e cosa facciamo in questa terra. Cavalleria qui. Cavalleria qui. Arcieri. Arcieri qui, fermi. Possiamo anche fare qui volendo, eh. Fanteria davanti. Allora facciamo una cosa, scusate, che mi sembra la cosa migliore. E lei in mezzo. Ok. Vediamo. Vediamo di gestirla questa, eh. A rallentatore, ecco. Oh, almeno io che sono fortemente inesperto. Allora, il colpo sarà durissimo sulle linee centrali. Io vorrei, ecco, avere gli arcieri sull'altura, perché secondo me ci aggirano. Bestie da guerra. Mamma mia che botta. Tenete, tenete. Si può fare, forza. Poi qua ci stanno i lancieri che con la cavalleria saranno un problema, ma riusciamo a tenerli. Poi qui si stanno spingendo in avanti. Dunque. Le truppe hanno scoperto dei nemici nascosti. Non sono tantissimi. Secondo me si potrebbe anche fare. Vediamo. Dai. Rallentiamo un attimo. Il colpo sarà durissimo. Ok, attacchiamo qua. Dai, aia. Allora, io voglio vedere se riesco ad andare diretto sugli arcieri che hanno. Ah, le bestie da guerra sono quasi andate.
Dai, 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 non possiamo perdere la città non cadrà. Allora, scusate un attimo. Allora, esca dalla regina esangue. Maledizione, influisce immediatamente sugli obiettivi nell'area. Bersaglio terreno nemico. Va bene. Facciamo. Blocchiamo loro, così sono costretti a prendere la botta della cavalleria che arriva. Intanto le bestie da guerra sono andate, bene così. Dai, dai, dai. Diamo una mano. Serve. Niente, la cavalleria è rimasta bloccata. Porca miseria! Perché non passano dove dovrebbero passare? Perché? Ragazzi miei, ragazzi. Niente, non capiscono neanche il passaggio lieve. Facciamo il giro largo, forza! Ce la fate? Giro largo, su arcieri! Su! Che magari riusciamo ancora a salvarla la situazione qua. Basta far fuori gli arcieri però. Dai, dai! Che dramma. Niente, qua sono morti tutti. Fa piacere. Dai, che siamo quasi al bonus. La protezione omicida è vicina. Ma la cavalleria come cazzarola fa a subire pure contro gli arcieri? Mamma mia. Siete vergognosi. Veramente vergognosi. Tanto quanto lo sono io a condurvi, ma siete vergognosi, eh. Oh, è scattata la rotazione omicida. Riusciremo a ribaltare? Riusciremo a ribaltare un po'? Ma la nostra cavalleria è morta malissimo. La grande cavalleria degli Elfi Oscuri ha fatto una fine che pochi si aspettavano. Ma dove cazzarola spari? Famo fuori lui, così forse. Altri nemici nascosti? No, basta. Vi prego. Oh, santo cielo. Poi non capisco perché facendoli fuori il comandante nemico non basta. Ogni combattimento che si rispetti, se il comandante crolla, gli altri scappano. Qui no. Io devo fare in modo di eliminargli quella dannata serie di truppe a distanza. Ah, dai, dai. Che se cedono le prime linee è la fine. Utilizziamo un po' tanto qui. La vedo amara. Eh sì, hanno ceduto le prime linee. Addio mondo crudele. Addio mondo crudele, quanto stiamo? Niente, le truppe nemiche stanno sempre oltre i 1000. C'è veramente poco che si possa fare. La strategia, quella necessaria, era quella di eliminare le loro unità a distanza, ma.
I nostri non sono capaci. I nostri non sono capaci. Stanno col cavallo, ma se fanno comunque menà. Da quelli che c'hanno la cerbottana. Vabbè. È stato un episodio tragico, quello di oggi. Due sconfitte, credo. Salvo sorprese. Se magari andate a fare qualcosa invece che guardarvi. Stanno scappando. Ma che davvero? Abbiamo tenuto? No, ritornano. Attaccate, attaccate, attaccate. Forza, eliminiamo ogni forma di resistenza. Guarda, st'altro, dove sei andato a infrattà? Mamma mia, il veleno mi fanno venire, il veleno. Vabbè, allora vinci te. Il generale nemico è stato ferito in battaglia, mio signore, e non è più in grado di guidare le sue truppe. Sfrutta questa occasione. Sì, sfrutta, sono rimasti comunque in 600. Dai, dai, dai. Io vorrei raggrupparli tutti. Si può fare? Possiamo tornare a essere un'unità sola? Un solo uomo? Forza! Blocchiamo questi. Niente, vabbè, oh, ma ci stanno questi che spuntano fuori tipo funghi, io non so. Sono sempre 600 loro, niente. 67, abbiamo perso, ragazzi. Ci ho provato con tutto me stesso, ma c'è verso. 58. Ci vorrebbe un miracolo. Ci vorrebbe veramente un miracolo. Difficilmente i miracoli accadono. Vabbè, abbiamo pure finito le munizioni. Poi la cacarella, no. Attacco fulminio di diarrea per le truppe. Io che devo fare? Cioè, che devo fare di più? 150 con 140 contro 39. Ti prego, non morire. Niente. Ma porca miseria, porca. Niente. Al pelo, però, al pelo. Io sto perdendo battaglie banali. Veramente banali. Sconfitto. Vabbè, ma con l'onore non ce si mangia. Né ce si campa. Vabbè, che cosa vogliono? Chiamata alle armi, il tuo alleato è stato attaccato. Ma che cosa faccio adesso? Entra in guerra. Sì, vabbè, ma tanto, con chi? Sono tutti morti i miei. Faccio finta. Dovresti unire alcune unità di questo esercito. Avranno maggiori opportunità di sopravvivere alle gloriose battaglie imminenti. Mamma mia. Vabbè. Ucciso in battaglia. Imboscata sventata. Sì, sventata. Ah, ma è viva! Vabbè, torniamo a Naggarond perché non mi pare sia stata una grande idea andare via. Allora. Adesso io direi che mi urge un altro lord. Allora, intanto facciamo la torre oscura perché ci pagano.
se la facciamo. Per il resto c'è Malekith pronto all'assedio, che ormai è abbastanza necessario, credo. Arrivati a questo punto, e qua non abbiamo fatto niente. Io non so come unire le truppe in questo momento, ma neanche me ne frega granché, devo essere sincerissimo. E non abbiamo neanche le unità necessarie per trattenere la città, per cui io mi faccio 3 unità di fanteria, tanto per gradire. E poi abbiamo tecnologia. No, qua sta andando, per cui niente. È possibile fondere unità simili che hanno subito perdite in battaglia? Vabbè, tanto adesso non ci interessa. E ragazzi, niente, a questo punto direi che per oggi, dopo queste 2 cocenti sconfitte, potremmo salutarci qua. Fatemi sapere che cosa mi consigliate adesso, perché diciamo che la cosa... Avevo in mente tante cose oggi che non ho potuto realizzare per colpa di queste 2 battaglie andate in vacca. Per cui mi serve una mano, perché non so che cosa è meglio fare per evitare che crolli tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Per cui... fatemi sapere voi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!